Il britannico Simon Yates ha conquistato la nona tappa del Giro d'Italia da Pesco Sannita a Campo Imperatore di 225 km. Il ciclista, che fa parte della Mitchelton Scott, mantiene la maglia rosa che porterà domani nella decima tappa per il quarto giorno consecutivo che partirà da Penne in provincia di Pescara. Yates è il quarto atleta inglese a vestire il simbolo del primato dopo Mark Cavendish, Bradley Wiggins e David Miller. In totale i britannici sono stati in rosa per 9 giorni sino ad oggi. Yates ha battuto in uno sprint ristretto il francese Pinot, secondo, con lo stesso tempo, il colombiano Esteban Chavez, terzo, e altri come Domenico Pozzovino, Richard Charapaz, Davide Formolo e George Bennett. L'ultima volta del Giro che ha fatto tappa a Campo Imperatore, come è noto, risale al 1999 ed è ricordata da molti, non solo dagli appassionati di ciclismo, per la straordinaria vittoria del pirata Marco Pantani. Ed è proprio l'immagine del pirata che taglia il traguardo che è rimasta nell'immaginario collettivo, perché Pantani quel giorno percorse 26 km da Fontecerreto e Campo Imperatore in 53 minuti e 50 secondi, staccando tutti gli avversari. Infatti quel tratto di strada è diventato poi la salita dedicata proprio a Marco Pantani. Oggi è un giorno di riposo. La carovana rosa staziona in Abruzzo e i corridori rendono omaggio alle persone che persero la vita nel resort di Ricopiano a Farindola, spazzato via da una valanga il 18 gennaio del 2017. Today è oggi la maglia azzurra anche per lui, però la maglia rossa e la maglia azzurra per la squadra. Abbiamo un capitano, il capitano si chiama Mitchelton Scott. Mantenere la maglia rossa fino alla fine. Dura, lunga, bellissima, perché abbiamo fatto tempo sull'Aru, sul Dumoulin, sul Froome, e questo è veramente importante se pensiamo sul cronometro.